aspettavi questo interessamento a Bari? No, sinceramente è un'opportunità importante, non me l'aspettavo, perché comunque so che Bari è una piazza importante, però d'altra parte sono convinto che possa fare bene in questa piazza. È il mio obiettivo e insieme a tutta la squadra vogliamo raggiungere degli obiettivi importanti. Senti, nelle ultime stagioni hai giocato poco, complice un infortunio, la questione contrattuale lo scorso anno. È stato questo un po' il limite della tua carriera, la mancanza di continuità? Sì, penso che la tua domanda, cioè la tua affermazione non fa una piega. Ho avuto le ultime due annate un po' difficili, una avevo giocato tanto il girone d'andata, poi sono stato messo fuori rosa, ancora non so il motivo, e l'anno scorso ho avuto una stagione un po' travagliata a livello di problemini. Ho grandissima voglia e voglio rimettermi in gioco in questa piazza e sono qui per mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni che mi hanno accolto molto bene, tra l'altro. Una curiosità, cosa vi ha detto di Noia di Bari? Oh, Giovanni già l'anno scorso non faceva altro che parlare di Bari, no? Essendo la sua città, e quindi me ne ha parlato molto bene. Me l'ha parlato molto bene, per quel poco che ho potuto vedere io nei due giorni che siamo stati a Bari, è una città che mi piace e mi affascina molto. E per quanto riguarda in particolar modo il tifo e le aspettative, il calore della gente? Il tifo me ne ha parlato strabene, ma non c'era il caso, nel senso mi è capitato di giocare parecchie volte qui a Bari e soprattutto di guardare partite alla televisione. Ricordo l'annata del playoff con l'anno che c'è stato il fallimento, e credo che guardare la televisione e vedere uno spettacolo del genere vorrei che ritornasse così tanta gente allo stadio. Senti, un anno di contratto, si può dire che Massi scommette sul Bari e il Bari scommette su Massi? Sì, è stata una formula che col direttore abbiamo trovato, dove io mi voglio rimettere in gioco e anche loro hanno scommesso su di me. Giustamente, quando vieni da due annate difficili non è facile arrivare a contratti di pluriennali, quindi io mi rimetto in gioco, poi se la società abbiamo un accordo, che se la società sarà contenta e raggiungerò dei bonus, ci sarà un'attivazione di contratto. L'impatto invece con Fabio Grosso? Molto buono, il mister è stato un giocatore che ha vinto tanto e penso che lui ci possa portare una mentalità vincente in questa squadra composta da ottimi giocatori. Abbiamo iniziato a lavorare in questi giorni anche un po' a livello tattico e sicuramente l'impatto è stato positivo e speriamo di continuare su questa strada. Difesa stretta? No, difesa normale. Sappiamo che la difesa è un elemento fondamentale della squadra, quindi sappiamo che subendo meno gol possibili si possono ottenere grandi risultati. Senti, cosa vi sta chiedendo in particolare con i difensori, visto che oggi, anche stamattina, avete provato qualcosina? No, a parte ci sta chiedendo di essere comunque propositivi sia quando c'è da partire, da iniziare l'azione, e ci chiede comunque di essere difensori, perché un difensore sì, può essere un aiuto quando inizia l'azione da dietro, ma deve essere determinante in fase difensiva e evitare di prendere gol, magari giocandoci anche l'uno contro uno e il due contro due. E questo sta a noi metterlo in mostra. Ti chiede comunque di iniziare l'azione da dietro, cioè se ti senti anche adatto a questo, comunque a far partire l'azione e a non buttare mai via la palla. Sì, è una cosa che mi è sempre piaciuto. Non tutti gli allenatori chiedono questo. E io voglio migliorare, quindi credo che questa sia un'opportunità per migliorare le lacune che ho.
Senti, nel 2013 la tua migliore stagione a Terni, sei andata addirittura a 4 reti. È una caratteristica in te quella di provare a vedere il gol al di là delle ultime vicissitudini delle ultime due stagioni? Vabbè, sì. Quando ci sono calci d'angolo, punizioni offensive, spesso penso in quasi tutte le squadre, i difensori provano a sfruttare i loro centimetri. E credo sì, sia una mia caratteristica, nel senso mi piace andare a cercare la palla in zona gol, poi quell'anno lì potevo farne anche 7-8 perché era un anno che ogni volta che salivo mi sbatteva la palla, però speriamo di realizzarne di più con la maglia del Bari. Sei due compagni di reparto invece? Bari Mora, Sconucci, Capradossi, come ti stai trovando? Mi sono trovato molto bene, sono sincero. Non li conoscevo personalmente, li conoscevo solo come calciatori e mi hanno fatto tutti e tre un'ottima impressione. Credo che in una squadra composta da ottimi giocatori ci debba essere una sana concorrenza e così sarà.